Siamo così felici di venire anche oggi in casa vostra. Avremo una voglia di abbracciarvi, però lo facciamo da qua. Ci abbracciamo io, Gioele, e come se voi foste tutti in mezzo a noi, ok? Come state? Sono sicura che Gesù vi sta portando avanti. Allora, oggi vogliamo raccontare una storia della Bibbia, bellissima, che parla di come un uomo ha desiderato trovare Gesù e Gesù ha cambiato la sua vita. Sapete come si chiama questo uomo? Era un uomo un po' piccolino, che si chiama Zaccheo. Zaccheo. Ascoltate, Zaccheo era un uomo che era un po' monello perché rubava dei soldi, diceva delle bugie, però sente che sta passando Gesù per una via e lo desidera vedere, ma lui non può perché è troppo basso. Allora cosa fa Gioele? Decide? Decide di andare su un albero. Decide di salire su un albero. Guardate un po', immaginiamo che questo sia un albero, vedete? E io sono Il Gioele. marrone del tronco, il verde dell'albero. E Gioele è Zaccheo. Ascoltate bene. Morso. Gesù, entrato in Gerico, attraversava la città. Un uomo di nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non poteva a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora, per vederlo, corse avanti e salì sopra un sicomoro, perché egli doveva passare per quella via. Quando Gesù giunse in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Egli si affrettò a scendere e lo accolse con gioia. E veduto questo, tutti mormoravano dicendo: è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Ma Zaccheo si fece avanti e disse al Signore: Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho frugato qualcuno gli rendo il quarto. Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figlio di Abramo, perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Sapete cosa ci insegna questa storia della Bibbia, bambini? Che Gesù ci ama e se nel nostro cuoricino c'è il desiderio di conoscerlo, di trovarlo, lui si fa trovare. E sapete dove lo possiamo trovare? Nella Bibbia. Fatevela leggere da mamma e papà se non sapete leggere, alla sera, alla mattina, e dite: voglio conoscere meglio Gesù. E Gesù verrà. È scritto che Zaccheo salì su un albero sulla via dove stava passando Gesù. E sapete dove noi possiamo trovare Gesù? Qual è la via dove Gesù? È la Bibbia che è un martello. E adesso venite con noi che cantiamo qualche canzoncina a Gesù. La Bibbia è un Venite! martello. Corri, Gioele! Eccoci, bambini! E adesso, insieme ai nostri amici, facciamo finta che siano tutti i nostri amici, vogliamo cantare la storia di Zaccheo. Zaccheo era un uomo piccolino, un uomo piccolin davvero, ed egli un dì sopra l'albero salì per poter vedere Gesù. Quando Gesù di lì passò, sull'albero guardò e disse: Zaccheo, scendi giù, perché a casa tuo albergario vo', perché a casa tuo albergario vo'. Chi vuole che Gesù venga a casa ad albergare? Io! Chi vuole? Benissimo! Adesso, bambini, lo cantiamo un'altra volta, così lo imparate meglio. Pronti? Via! Zaccheo era un uomo piccolino, un uomo piccolin davvero, ed egli un dì sopra l'albero salì per poter vedere Gesù.
quando Gesù di lì passò, sull'albero guardò e disse: Zaccheo, scendi giù, perché a casa tuo albergario vo, perché a casa tuo albergario vo. Abbiamo un intruso oggi. Vi fa un saluto anche l'orsetto. Ok, ciao. E adesso facciamo un altro canto. Siete pronti? Gesù ama tutti i bimbi. Cosa? Ciao. Ciao. Dilla. Arrivederci. Se vuoi stare qui, stai qui. Però canti insieme a noi e fai il bravo. Gesù ama tutti i bimbi. Tutti i bimbi della terra, bianchi, rossi, gialli e neri, sorridosi innanzi a sé. Gesù ama tutti i bimbi della terra, sì! E poi un altro canto. Io ho un amico che mi ama, non mi abbandona. Io ho un amico che mi ama. Il suo nome è Gesù. Tu hai un amico che ti ama, non ti abbandona. Tu hai un amico che ti ama. Il suo nome è Gesù. Noi abbiamo un amico che ci ama, non ci abbandona. Noi abbiamo un amico che ci ama, il suo nome è Gesù. Voi avete un amico che vi ama, non vi abbandona. Voi avete un amico che vi ama, il suo nome è Gesù. E sì, hanno un amico. E adesso faccio un regalino. Vedete questo? È un distintivo di coraggio. È un bel premio per tutti i bimbi che sono coraggiosi, per i bimbi che anche in questo periodo sono a casa ma rimangono ubbidienti e hanno fiducia che presto usciremo di nuovo. Andremo in chiesa a lodare Gesù, ci riuniremo insieme. E sapete qual è il segreto del coraggio? Io avrò fiducia e non avrò paura di nulla. Isaia 52,12. Dio custodisce la via dei suoi fedeli. 12,2, scusate. Proverbi 2,8. E questo qui ve lo potete far fare anche insieme con la mamma e il papà. Un bel distintivo di coraggio. E adesso vogliamo ringraziare Gesù. La fa l'orso oggi. No, io sono timido. La vuoi fare, Tony? Orso Tony? Sì. Amen. Signore, grazie che ci hai dato questa bella giornata da vivere. Amen. Benedici questi bei bambini, arricchiscili di ogni benedizione spirituale e materiale. Grazie che non ci lasci, non ci abbandoni, sei sempre con noi, aspettiamo il tuo intervento, la gioia, continua a trasmetterla in ciascuno di noi. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la pace dei tuoi figli. Vi vogliamo un sacco di bene!